All'improvviso, le porte della reggia si aprirono ed apparve Turandot, avvolta nel suo manto regale. Alla sua presenza il sangue si gelò e tutti tacquero intimoriti. Dalla sommità delle scale, Turandot si rivolse allo straniero con aria solenne. In questa reggia or son mill'anni e mille. La mia ava venne tradita e fatta prigioniera, e il suo regno andò perduto. Ora io rivendico giustizia in suo nome. O principi, tra lunghe caravane da ogni parte del mondo qui venite a gettar la vostra sorte. Mai nessun mi avrà. Straniero, non tentar la fortuna. Tre sono gli enigmi. Una è la morte. No, una è la vita, le rispose con uno slancio il principe. A quella risposta così ardita, la principessa ebbe un lieve tentennamento, ma subito riprese la sua aria inflessibile e pose a Calaf il primo enigma. E sia, straniero, ascolta! Il primo enigma è questo. Nella cupa notte vola un fantasma iridescente. Sale e spiega le ali sulla nera infinita umanità. Tutto il mondo l'invoca e tutto il mondo l'implora. Ma il fantasma sparisce con l'aurora per rinascere nel cuore. Ed ogni notte nasce ed ogni giorno muore. Sì, rinasce. Rinasce e in esultanza mi porta via con sé. Turandot. La speranza. I sapienti controllarono nei papiri. Lo straniero aveva indovinato il primo enigma. Sì, la speranza, che delude sempre. Ecco a te il secondo enigma. Guizza al pari di fiamma e non è fiamma. E talvolta delirio, è febbre d'impeto e ardore. L'inerzia lo tramuta in un languore. Se ti perdi o trapassi si raffredda. Se sogni la conquista, avvampa, avvampa! Ha una voce che trepido tu ascolti e del tramonto il vivido bagliore. Il principe sembrò avere un attimo di esitazione. L'imperatore, Liu, il suo vecchio padre, il popolo, tutti lo incoraggiarono. Ma egli, con aria risoluta, rispose: sì, principessa, avvampa insieme langue. Se tu mi guardi nelle vene, il sangue. I sapienti increduli per la seconda volta controllarono i papiri e non poterono che constatare l'esattezza della risposta. Turandot era infastidita. Con un cenno imperioso ordinò alle guardie di placare la folla che, eccitata, incoraggiava lo straniero. Silenzio! Percuotete quei vini! E tu, ascolta! Questo è il terzo e ultimo enigma. Gelo che ti dà fuoco e dal tuo fuoco più gelo prende. Candida ed oscura, se libero ti vuoi ti fa più servo. Se per servo t'accetta ti farè. Su straniero ti sbianca la paura e ti senti perduto. Su straniero, il gelo che dà fuoco, che cos'è? Il principe balzò in piedi e con forza esclamò: la mia vittoria ormai ti ha data a me. Il mio fuoco ti sgela. Il tuo nome è la risposta dell'enigma. Turandot. Il principe aveva indovinato anche il terzo enigma. La principessa era sconvolta dalla rabbia. Disperata, si rivolse all'imperatore suo padre.
essere, ti prego! Non puoi donarmi a lui come una schiava morente di vergogna! E tu, straniero, non guardarmi così! Tu che ridi al mio orgoglio, non guardarmi così! Non sarò tua, no! Non sarò tua, non voglio! E tu mi vorresti anche così, riluttante, piena di rabbia e non di amore! Figlia, il giuramento è sacro! Il principe non si perse d'animo. Voleva Turandot, è vero, ma il suo amore per lei lo spingeva a dire: no, principessa Altera, sarai mia per amore. Tre enigmi mi hai proposto e tre ne sciolsi. Uno soltanto a te ne proporrò. Il mio nome non sai. Dimmi il mio nome prima dell'alba e all'alba morirò. Questo voleva dire che la principessa per la prima volta era stata sconfitta e avrebbe dovuto sposare il principe straniero. Ma poi lui stesso intervenne con un estremo gesto d'amore e le propone un accordo. Se all'alba la principessa avesse indovinato il suo nome, sarebbe morto per mano del boia e lei sarebbe rimasta libera. Turandot, furente di rabbia e di paura, ordinò a tutti i suoi sudditi di scoprire il nome dello straniero e di correre a palazzo a riferirglielo prima del mattino, pena la morte. Gli eraldi in città ricordavano a tutti a gran voce gli ordini della principessa. Quella notte nessuno avrebbe dormito nella città di Pechino. Neanche il principe riusciva a dormire. Era sicuro della sua vittoria l'indomani e passeggiava nella piazza pensando alla sua principessa. I suoi pensieri vennero interrotti dai tre ministri della principessa. Ping, Pong e Pang. Dicci il tuo nome! Avrai tutto quello che vuoi. Ricchezze, spose. Cosa cerchi, straniero? Quello che vuoi, noi ti daremo. Inutili preghiere, inutili minacce, crollasse il mondo, voglio Turandot! Inutile cercare di convincere il principe a rivelare il suo nome. Neanche le lusinghe e le promesse di ricchezze e ori avrebbero potuto distoglierlo dalla sua decisione. Avrebbe affrontato tutto, anche la morte, pur di avere Turandot. Ma la crudele principessa, con una mossa disperata, aveva ordinato alle guardie di catturare la piccola Liu e il vecchio padre e di portarli lì, nella piazza. Ecco il nome! Anche la principessa apparve sulle scale. Sembrava aver perso un po' della sua luce, come la luna al tramonto. Ormai era quasi l'alba. Si fece avanti uno dei ministri e, rivolto alla principessa, disse:
Principessa, abbiamo catturato questi prigionieri vicino alle mura della città. Loro conoscono il nome. Riusciremo a farli parlare. Intervenne il principe. Costoro non mi conoscono. La crudele principessa, non avendo altra soluzione, decise di vendicarsi sul vecchio padre del principe, ormai debole e provato, cercando di strappargli il nome. Ma Liu si fece avanti per difenderlo. No, principessa, io so il suo nome. Tu non sai nulla, schiava. La piccola Liu riuscì a liberarsi dalla stretta dei soldati e con un gesto ribelle si rivolse alla principessa. Principessa, io so il suo nome, ma piuttosto che rivelarlo e condannarlo a morte, preferisco morire, perché lo amo. E tu che di gel sei cinta, anche tu lo amerai. E detto questo, si gettò sulla spada di uno dei soldati, che la trafisse. Prima di morire, fece in tempo a sussurrare le sue ultime parole, rivolte alla principessa. Il suo nome è Amore. Il principe Calaf era sconvolto. Solo in quel momento si era accorto che l'amore di Liu per lui fosse così forte da arrivare a tanto. Ma non si perse d'animo. Con grande coraggio risalì la scalinata, portandosi dinanzi a Turandot, e con un gesto rapido strappò il velo che le copriva il viso. Principessa di morte, principessa di gelo, solleva il tuo velo, guarda. Guarda il sangue puro di Liu, sparso per causa tua. Turandot cercò di conservare il suo freddo distacco, ma il principe non si arrese e la strinse forte tra le braccia. Guarda te, quel purissimo sangue. Come ghiaccio al sole, la resistenza della principessa si sciolse. Il sole stava sorgendo e Turandot si sentiva sconfitta. È l'alba. Turandot tramonta. La mia gloria è finita. No, la tua gloria comincia qui con me. Io sono il principe Calaf. Ora sai il mio nome. A te la scelta di giustiziarmi o accettarmi come tuo sposo. Allora Turandot si lasciò andare ad un pianto sincero e disse: quanti uomini sono morti per me! Non ho mai temuto nessuno, ma ho temuto te! Nei tuoi occhi c'era la luce degli eroi, e per questo ti ho temuto, ma ti ho anche amato! Il gesto di vero amore di Liu e la purezza dei sentimenti del principe Calaf avevano sciolto il ghiaccio che imprigionava il cuore della principessa Turandot. Gli avevano insegnato cosa significava amare. Padre, ora conosco il nome dello straniero. Il suo nome è Amore. Il popolo accorso nel piazzale del palazzo iniziò a festeggiare i due innamorati e la pace ritrovata. Questa meravigliosa storia d'amore venne composta da Puccini nei suoi ultimi mesi di vita e rimase incompiuta perché il compositore morì
poco prima di terminarla. Il finale, in cui Turandot finalmente si concede a Calaffo, fu completato dal compositore Alfano e così viene rappresentato in teatro. Perché a noi piace pensare che in fin dei conti il vero amore ha un potere magico e riesce a sciogliere anche i cuori più ghiacciati.